Poche gocce di pioggia e Pagani deve fare i conti con allagamenti ed intasamento di fogne e caditoie, da dove fuoriesce di tutto, ratti compresi. In via Cesarano, pochi metri dalla Basilica di Sant'Alfonso, disagi per pedoni e commercianti. Armati di ramazze hanno fatto da soli per ripulire almeno lo spazio davanti ai loro negozi, come il titolare del bar Santa Lucia, che ha una sua idea su questi disagi che si vivono appena inizia a piovere. Questo problema è un problema vecchio che ci portiamo davanti da 50 anni. Nel 1981, con la chiusura di Vasca Pignataro, si è aggravato molto il problema, in quanto tutta l'acqua che viene dalle montagne, senza calcolare la cementificazione abusiva e regolare che c'è stato, che è aumentata la portata delle acque, questo problema. Noi ci allaghiamo senza pioggia. In questo momento che si tira l'acqua, non abbiamo avuto un millimetro di pioggia, eppure siamo allagati con l'acqua della montagna. Perché l'acqua che andava a Vasca Pignataro non c'entra più e va su quella fognatura, guardala, guarda quella fognatura, vedi? Quella è tutta l'acqua che scende dalla montagna, giusto al centro qua, viene strozzata, non riesce ad andare avanti e butta i tombini fuori. Se non risolve il problema di Vasca Pignataro, senza pioggia ci allaghiamo, basta che fanno quattro gocce d'acqua in montagna. Ma che bello, vieni un po' toccato che cosa succede, ma che fare che non ha più, povera noi.